Salve a tutti, questo è, spero, l'ultimo tutorial per farvi vedere finalmente la configurazione completa, corretta di Wine ASIO di Linux con un synth per Windows. E questo è un tutorial un po' particolare perché è fatto assieme a Marco Paravano. Buongiorno a tutti, ciao Ivo. Ciao Marco, che in pratica è un amico che mi sta dando una mano per la configurazione di Wine ASIO. La cosa che ci siamo accorti è che noi l'abbiamo utilizzato come synth di riferimento, un synth per Windows che si chiama Pro 53, e ha dei problemi col collegamento a Wine ASIO. Quando si collega il suono si sente male e ci siamo persi per un giorno e mezzo nel cercare di configurare Jack Audio Connect in modo che facesse aumentare la latenza di quel sistema per avere suono migliore. Invece oggi abbiamo provato dei synth della Korg e funzionano col sistema Wine ASIO, si collegano con la tastiera e non c'è bisogno di modificare nessuna latenza nei programmi. Allora adesso io ho già aperto il pannello delle connessioni di Jack. Perché? Perché adesso che aprirò il nostro programma della Korg, quindi scrivo Korg e aprirò il Legacy Cell, che forse è uno dei programmi migliori che c'è nella suite della Korg. Adesso lo sposto un po'. Appena l'ho aperto, Legacy Cell appare nella lista dei suoni. E connessioni Jack. Adesso ho fatto tutte queste connessioni per voi che non dovete fare un video tutorial e non dovete far sentire a un'altra persona via Hangout il suono. Funziona già di suo. Adesso vi faccio vedere le configurazioni che ho impostato. Vado in System e Preference. Aspettiamo un po' che si apra il pannello. Le opzioni di default sono niente driver di default e si può scegliere Direct Sound, MME o ASIO. Noi abbiamo impostato ASIO, ci propone delle opzioni che non abbiamo toccato. Su MIDI setting imposterete la vostra tastiera MIDI, poi non si tocca nient'altro. Su ADA non si tocca nient'altro. Premo OK. Legacy Cell collegato a System Connetti, questo lo ricollego a questo Connetti. Ok, adesso avete sentito. Bravo. La cosa interessante è che avendo premuto OK su il pannello di sistema dell'audio di Legacy Cell si è resettato il collegamento che c'era nelle connessioni di Jack. Ho dovuto rimetterle. Vado sulla tastiera pianoforte. Sto suonando il pianoforte. Adesso semplicemente vi ho fatto vedere che funziona con un suono un po' stupidissimo, ma la cosa interessante è che questo synth Legacy Cell ha dei suoni molto belli. E come potete notare non ha nessuna latenza, nessun clip o rumori strani in mezzo. Per me questo è il modo per capire che i synth di Windows sono difficilissimi da far girare su Linux e che la configurazione che avevo fatto iniziale con Wine ASIO era corretta, funzionante. Bisogna trovare i synth che riescano a integrarsi bene con Linux, quindi se seguite le nostre guide poi ce la fate. Il problema più grosso è trovare i synth, non è tanto configurare Linux. Quando avete seguito la configurazione di Linux funzionano. Posso anche integrare la cosa, prendo Qsynth, come al solito Qsynth quando avrà caricato il kit di suoni verrà visto in alza. Posso mettere il MIDI su Qsynth. Marco, hai sentito il piano? Sì, adesso la tastiera suonando suoni contemporaneamente perché l'avevo legata come sorgente a due destinazioni, due software distinti. Questo è importante per farvi capire che il synth di Windows sta lavorando con latenza zero assieme al synth di Linux che è nativo, che anche lui è latenza zero, quindi non vi arrivano i suoni in ritardo perché quello di Windows è più lento, quello di Linux è più veloce, quindi latenza zero Linux e latenza più lunga con quello di Windows. Con questo tutorial abbiamo finito, arrivederci al prossimo.